Buongiorno a tutti, buongiorno agli studenti presenti in sala quest'oggi e ai docenti presenti in sala quest'oggi e al pubblico presente a casa in collegamento. Oggi è il secondo incontro della nostra rubrica Stream Art in Accademia Santa Giulia, incontri con esperti di settore, docenti e formatori che in qualche modo vengono da noi ospiti e ci raccontano alcune delle indicazioni più importanti e più innovative rispetto a quelli che sono gli argomenti che noi trattiamo all'interno della nostra Accademia. Quest'oggi diamo il benvenuto al professor Mauro Salvador, autore del libro In gioco e fuori gioco e dottorato presso l'Università Cattolica di Milano. Segnaliamo che purtroppo la dottoressa Widman, prevista anche lei per oggi per questo incontro, non è potuta intervenire per problemi personali, ma all'interno della formazione di quest'oggi, grazie alla collaborazione del professor Salvador e dei miei docenti Elisabetta Modena e Marco Scotti, abbiamo comunque mantenuto il taglio di questo incontro per quello che questo incontro deve essere. Oggi parliamo di videogioco e oltre, ludicizzazione della realtà e dell'educazione, quindi si tratta un argomento, quello della gamification, che come sappiamo comporta l'applicazione di dinamiche ludiche in contesti diversi da quelli del gioco e proprio per questo abbiamo pensato che potesse essere interessante far essere presente a questo intervento sia gli studenti del nostro corso di nuove tecnologie dell'arte, al cui interno c'è innegabilmente una parte di competenza legata al game designing, ma anche i ragazzi di didattica dell'arte per i musei, perché la trasversalità delle competenze che mettono in campo che mette in campo la gamification ha sicuramente delle ottime possibilità e potenzialità per tutti. Non voglio usare maggiore tempo e sfruttarlo per tenere una parola che non serve. Passerei quindi subito la parola ai professori Modena e Scotti che ci aiuteranno a portare avanti questo bel incontro, ringraziando ancora nuovamente il professor Salvador. Grazie. Buongiorno, grazie di essere intervenuti, grazie al professor Salvador. Come vedete, questo incontro abbiamo intitolato in questo modo: videogioco e oltre, ludicizzazione della realtà e dell'educazione. Il tema è proprio questo, quello che veniva anticipato poco fa, cioè parlare del videogioco oltre però il videogioco come strettamente lo intendiamo, cioè come momento di puro intrattenimento. È un tema molto interessante perché, come si diceva poco fa, si connette strettamente al tema della gamification e comunque di tutte le applicazioni, diciamo, di dinamiche ludiche in contesti diversi da quelli legati appunto al puro intrattenimento. Cito una frase che il professor Salvador ha scritto nel testo In gioco e fuori gioco, edito nel 2015, da Mimesis, che fa riferimento proprio a questo tema. Lui scrive, e lo faccio per introdurlo: partiamo dall'assunto che stiamo vivendo il secolo ludico, un'epoca in cui il concetto di informazione che caratterizzava il secolo scorso è messo in gioco in modo organico e contingente e le immagini in movimento sono sostituite da esperienze interattive. Come si diceva, questo incontro non interessa solo i ragazzi di nuove tecnologie dell'arte e, diciamo, i temi strettamente legati al game design, anche se il professor Salvador, oltre ad essere un ricercatore dottorato alla Cattolica di Milano e insegnante all'Università di Bologna e all'Università di Modena e Reggio Emilia, è anche un game designer e ha portato avanti una serie di esperienze legate alla progettazione e realizzazione di serious game. Sono temi questi che affronteremo nel corso del nostro incontro e che lascio quindi a lui anche il compito e il divertimento anche dello spiegare, perché questa è una caratteristica di questo incontro, no? Cioè il fatto che parliamo di giochi. E la particolarità appunto che vorrei aggiungere prima di lasciargli la parola è questa: nel mio caso, io qua in Accademia insegno sia sceneggiatura del videogioco che museologia del contemporaneo e vi assicuro che il tema del gioco, della gamification o dell'edutainment, no? Come si dice, quindi questa parola che è frutto della somma della parola education ed entertainment, è un tema che affronto in entrambi i corsi. Quindi sia in un corso che è un corso di game design, anche se insomma più propriamente di scrittura, e anche nel corso di museologia, perché anche nella didattica museale il gioco si usa. Si usa anche in altri contesti e sono quelli di cui ci parlerà il professor Salvador, a cui adesso lascio la parola. Grazie. Grazie,
Grazie Elisabetta, grazie Marco per l'invito, grazie all'Accademia che mi ospita con questo intervento, grazie a voi che siete venuti e a quelli che si sono spostati nelle prime file, rendendo la vostra presenza manifesta anche per lo streaming. Il mio intervento sarà per forza di cose breve e abbastanza superficiale, quindi non riuscirò ad approfondire tutte le cose che sarebbe bello e utile approfondire. E lo strutturerò circa così. Vi spiegherò in una prima fase quello che, come dire, le posizioni filosofiche che hanno condotto il mio lavoro di ricerca su questo testo In gioco e fuori gioco, cioè su da cosa sono partito e cosa è stato sempre presente nella mia testa durante il lavoro di ricerca. Poi vi parlerò un po' dei risultati di questo lavoro e poi vedremo dei casi di studio, fra cui una cosa mia su cui sto lavorando in questi ultimo anno e mezzo in realtà, quindi doveva essere un progetto breve, in realtà è diventato un progetto lunghissimo. Questa slide in realtà è la mia slide standard di presentazione, un po' è già stato detto, posso aggiungere solo che i giochi li progetto per la maggior parte dentro un collettivo che si chiama Dot20, che se avete curiosità di vedere trovate i riferimenti nella slide, e ho contribuito a fondare e faccio parte della redazione di Game, che è una rivista accademica in PDF gratuita che parla di videogiochi e analizza videogiochi, trend, il fenomeno videoludico a tutto tondo e da molteplici approcci, quindi anche lì, se siete curiosi di vedere, trovate un sacco di articoli molto interessanti. Venendo a noi, venendo al tema dell'incontro, il mio libro, In gioco e fuori gioco. Da cosa sono partito? Sono partito da tre citazioni, molto eterogenee e abbastanza schizofreniche. Questa è quella che è più spaventosa, poi ce ne sarà una che spero vi farà ridere, e alla fine quella sul secolo ludico che Elisabetta ha già introdotto, che è un po' il contesto su cui tutta questa ricerca si fonda. Prima citazione: l'uomo gioca solo quando è uomo nel pieno significato della parola, ed è interamente uomo solo quando gioca. Quindi già qui potremmo fare due ore di discussione per capire cosa vuol dire questa cosa qui. Dal mio punto di vista, due cose possiamo tirare fuori da questa frase di Schiller. La prima è che non solo quando noi giochiamo diamo libero sfogo ai nostri istinti, no? Possiamo fare quello che non faremo mai, più o meno, nella nostra vita quotidiana. Ma a maggior ragione riusciamo a essere veramente noi stessi in senso profondo, quindi capire il significato di questa cosa è molto difficile, tuttora io non l'ho capito fino in fondo evidentemente, però è un argomento di discussione molto importante, un argomento su cui ragionare, cioè noi siamo, quando giochiamo, siamo qualcos'altro rispetto ai panni che vestiamo, per esempio che vesto io adesso mentre vi faccio questa presentazione, c'è qualcos'altro in più, quindi giocare comporta un qualcosa di più. Seconda citazione, Rashid Wallace, chi conosce Rashid Wallace? Importante, filosofo contemporaneo importantissimo, no, è un giocatore di basket, nessuno lo conosce. Questo capita spesso. Non guardate l'NBA, dice Marco, giustamente. Allora, Rashid Wallace è un giocatore, ve la faccio molto breve, un giocatore di basket molto famoso degli ultimi anni, si è ritirato un paio d'anni fa. Questa frase è un po' la sua catchphrase, "Ball don't lie", volutamente sgrammaticata, perché, come dire, lo slang in campo è volutamente sgrammaticato, non c'è la necessità di dire ball doesn't lie come se fossimo all'università, ma siamo in campo, quindi ball don't lie è più veloce. Il significato di questa parola è: quando mi viene fischiato un fallo, il mio avversario tira dei tiri liberi, che è la punizione più comune nel basket, e questi tiri liberi non entrano nel canestro, allora io grido ball don't lie, perché la palla ha deciso di non entrare nel canestro autonomamente, perché io quel fallo non l'avevo commesso, ok? Questa cosa forse vi è familiare per altri ambiti, sì, insomma, ci sono tanti modi di dire, anche italiani, per definire questa cosa qui. Ok, questo cosa ci dice? Primo che a me piace il basket, e vabbè, questo la mettiamo da parte. La seconda cosa che ci dice è che se noi prendiamo Wallace come un filosofo,
possiamo pensare che la palla abbia una volontà sua, quindi quando io gioco la palla, o se non vi piace pensare alla palla come una cosa con volontà, pensate alla palla come una cosa con una componente di casualità. Quindi la palla decide di non entrare nel canestro, quindi c'è una componente di casualità nel gioco. Io non posso progettare dei giochi che siano perfettamente prevedibili, cioè l'esito del gioco è una roba che non possiamo prevedere ed è bello per quello, è stimolante sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista del gioco, proprio per quello. Sia che gioco che io progetti giochi, il fatto che non posso prevederne l'esito è la cosa più stimolante. L'altra cosa che ci dice, e qui un po' entriamo nel discorso del secolo ludico, è che quando Rashid Wallace dice "ball don't lie", sa che sta per prendere una sanzione arbitrale, il fallo tecnico. Fallo tecnico vuol dire se tu protesti io ti attribuisco un fallo perché hai protestato, ok? Al secondo fallo tecnico si viene espulsi. Quindi dire "ball don't lie" è un po' è perché non si riusciva a trattenere, un po' è io so che sto facendo qualcosa ai margini del gioco, però sono comunque dentro il gioco, perché farmi espellere per gridare la mia catchphrase è comunque un atto ludico ed è comunque un atto che all'interno dell'arena in cui si gioca la partita è perfettamente integrato nel gioco, ok? Quindi la mia idea è che i confini della partita di pallacanestro non siano più i confini del campo, ma siano dei confini molto più allargati che arrivano fino al mio salotto dove io guardo la partita in televisione. Quindi questi confini si muovono, ok? La terza citazione è quella già un po' anticipata nella presentazione, cioè siamo nel secolo ludico. A parte questa citazione, i giochi sono importanti semplicemente perché sono belli, perché hanno un valore estetico. Questa cosa sta a corollario dell'idea di secolo ludico, cioè questo secolo in cui noi siamo appena entrati è un secolo pervaso dal gioco, sia in maniera esplicita, cioè i videogiochi sono una roba che ha un livello di diffusione e di importanza sempre crescente, sia a livello implicito, cioè ci sono tanti comportamenti, attività ludiche e prodotti ibridi, gamification, tutte queste cose che sono già state dette, che ci fanno pensare che il gioco sia il paradigma attraverso cui interpretare la nostra contemporaneità. Interpretare la nostra contemporaneità attraverso questo concetto di semiludico, che nel mio libro viene un po' sviluppato, non è un'idea mia originariamente, è un'idea di Peppino Ortoleva, che ipotizza questa appunto pervasività del gioco nelle pratiche quotidiane, soprattutto grazie a due cose molto semplici, molto intuibili, la connettività e la portabilità dei device, cioè questi oggetti qui che voi tutti avete in tasca e qualcuno di voi sta usando probabilmente in questo momento in maniera pienamente legittima, rendono possibile questa diffusione del gioco per come lo stiamo interpretando noi adesso. Un altro concetto fondamentale per parlare di semiludico è questa cosa qui, il cerchio magico. Cerchio magico l'ho scritto così grande, evidenziato, perché è una categoria che nei game studies degli ultimi 20-25 anni ritorna ciclicamente, se ne parla, se ne riparla, si dice che non esiste più, poi si dice che invece è solidissimo ed esiste. Di fatto il cerchio magico è una specie di membrana filosofica che ci immaginaria, che ci racchiude quando noi giochiamo a un gioco. Se noi tre ci mettessimo a giocare a Risico in questo momento, voi sparireste dal nostro orizzonte e saremmo completamente immersi nella nostra partita di Risico, non ci interesserebbe più di essere in diretta, non ci interesserebbero più le 50 persone davanti a noi, saremmo perfettamente immersi nel gioco. Questo era un paradigma interpretativo di qualche anno fa, che poi è stato gradualmente, come dicevo, superato, rimesso in discussione. Perché?
perché se noi giocassimo a risico in questa situazione qui, magari lo faremmo per essere ripresi, magari lo faremmo per evidenziare delle cose sulle meccaniche del risico, magari lo faremmo per farci suggerire da voi le mosse. Quindi magari questa membrana così solida del cerchio magico sarebbe qualcosa di molto più negoziabile, esattamente come Rashid Wallace che dice Bold Online si fa espellere, esce dal campo di gioco, ma non è quello il cerchio magico è più largo perché lui sta ancora giocando. Quindi questa idea di gioco come attività separata dalla realtà e che non ci interessa perché non ci interessa mettere in comunicazione le due cose, non dialogano gioco e realtà, ecco, questa idea l'abbiamo abbastanza messa da parte. C'è chi ancora la fa tornare, però per esempi molto puntuali come quando accendiamo la PlayStation, facciamo una partita a Call of Duty e in quel momento siamo all'interno di una bolla abbastanza delimitata. Però anche lì ci sarebbe molto da dire perché di fatto gioco magari con altre persone, quindi il cerchio magico, io ho il mio cerchio magico, il mio compagno di squadra ha il suo cerchio magico, il mio avversario ha il suo cerchio magico e questi cerchi magici si sovrappongono. Quindi anche qua 2-3 ore di discussione non sarebbero sufficienti per risolvere la questione. Sempre da In gioco e fuori gioco, dal mio libro, partendo da quelle tre frasi, proseguendo attraverso l'idea di semiludico e di cerchio magico, si arriva più o meno a teorizzare questo modello che vi vado a spiegare, spero nella maniera più chiara possibile. Si parte da un'idea di ludico, come si può interpretare in maniera molto molto semplice. Il gioco, giocare è un'attività ludica, e quella gli diamo l'etichetta di ludico. Giocare a risico, giocare a Call of Duty, giocare, qualcuno di voi starà giocando a Candy Crush o roba di quel tipo lì, quella roba lì la definiamo ludico. Ci sono però interpretazioni che rendono più problematica questa definizione. Per esempio l'idea della gamification, cioè rendere ludico qualcosa che ludico non è, quindi inserire delle meccaniche di gioco in attività che non sono ludiche, per esempio l'home banking, dare dei punti a chi si connette più spesso al servizio di home banking o a chi legge i documenti che deve leggere, gli do dei punti e quando questi punti raggiungono un determinato numero gli do un badge, ok, la gamification. Questa roba problematizza la definizione di ludico. La ludicizzazione è invece una roba diversa dalla gamification, sembrano la stessa cosa, di fatto una è la traduzione dell'altra, però la ludicizzazione è quello che io prima chiamavo semiludico, cioè un'idea di gioco che pervade le attività, è l'idea di noi che giochiamo a risico per farci filmare e commentare le meccaniche. Ok, questa roba non è gamification, è ludicizzazione. O l'idea di noi, se io facessi una presentazione ludica, come mi è capitato di fare, in cui metto nelle slide degli indizi che poi voi dovete interpretare alla fine della lezione, darmi una risposta a una domanda criptica che io avevo fatto all'inizio. Io facessi una pazzia di questo tipo, starei facendo ludicizzazione dell'esperienza accademica, del rapporto docente-studente. Ok? Quindi la definizione di ludico, per come ci sembra normale, come ci sembra molto, molto semplice, viene rimessa in discussione. I tre parametri sono di fatto dei modi di interpretare questa evoluzione. Cioè io nella pratica cosa vedo nella realtà? Perché come faccio a dire, ok, questo semiludico, è sempre più diffuso, è sempre più pervasivo, io gioco anche quando non sto giocando, dove la vedo sta cosa? Secondo me si vede in queste tre cose qui, cioè l'idea che sempre con questi strumenti io sono costantemente chiamato a partecipare, okay, a fare delle cose, call to action, notifiche, il telefono che mi dice hai un nuovo messaggio, il telefono che mi dice non ti hai tre persone hanno controllato il tuo profilo i LinkedIn questa settimana, ah ok, andiamo a vedere chi è stato il giochino, qualunque giochino mobile che vi dice è una settimana che non ti connetti, perché non fai una partita, oppure c'è un nuovo bonus questa settimana, vieni a fare una partita, ok, notifiche, call to action.
Cioè questi oggetti semiludici vi invitano costantemente a partecipare, partecipa, partecipa, fai, 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 perché di fatto giocare è fare, no? Io quando gioco faccio delle cose e ho dei feedback alle cose che faccio. Se giocassi senza fare niente non starei giocando, ok? Quindi un'intensificazione della partecipazione e della richiesta di partecipazione. Un altro fenomeno che io chiamo simulazione, avrei potuto chiamarlo ecosistema narrativo, cioè abbiamo di fronte dei mondi narrativi complessi che non sono utilizzabili one shot, cioè io non vado al cinema, vedo il film 2 ore, esco dal cinema e la mia fruizione di quel mondo narrativo finisce lì. Non funziona più così. Voi forse non ve la ricordate nemmeno quando funzionava così, voi siete già dentro questo tipo di fruizione qui. Cioè io vado a vedere l'ultimo film della Marvel e mi si aprono 2000 possibili modi di approfondirlo attraverso i fumetti, attraverso i videogiochi, attraverso altri film, attraverso serie TV, attraverso un sacco di cose. Ed è praticamente impossibile, a meno che io non sia un grande appassionato, un po' ossessivo, completare tutta la fruizione di un ecosistema narrativo così complesso. Cioè io è molto difficile che abbia letto tutti i fumetti, visto tutte le serie, visto tutti i film, giocato tutti i videogiochi e sappia a memoria tutto l'universo ecosistemico narrativo, per esempio della Marvel, che è un caso facile, vi do atto che è il caso più estremo che mi viene in mente oggi. Quindi la creazione di questi mondi in cui io entro, faccio un percorso, esploro qualcosa, esco e poi se voglio ci torno e quando ci torno scopro cose nuove. Okay? Anche questa cosa qui è profondamente semiludica nella mia interpretazione. La terza cosa è la commistione di lavoro e tempo libero e qui un po' ritorna utile l'idea di gamification. Cioè voi, qualcuno di voi adesso potrebbe stare facendo una partita a Candy Crush. E per me questa cosa è abbastanza legittima, nel senso che la partita Candy Crush dura 1 minuto, avete un momento in cui voi state prendendo l'attenzione, volete fare una partita, la fate e poi riprendete a seguire. Questa cosa qua, che una volta sarebbe stata molto difficile da fare, perché anche per fare una partita di battaglia navale un quarto d'ora, 20 minuti li spendiamo io e Elisabetta senza prestare attenzione a voi che siete lì. E c'è una partita Candy Crush, lei stessa potrebbe farla adesso, non sarebbe una mancanza di rispetto, sarebbe un momento di pausa. E quindi di fatto in questa situazione, che è più o meno una situazione lavorativa, potrebbe inserirsi un momento, una pausa interstiziale di gioco che poi viene messa da parte e si ritorna a lavorare. È come se io iniziassi a tirare le cartacce in un cestino immaginario, perché non ne vedo, tirassi una cartaccia, ok, momento ludico e poi si ritorna a lavorare. E questo è un aspetto della sovrapposizione, cioè durante il lavoro ci sono questi momenti. L'altro aspetto è che il tempo libero o il gioco può anche diventare più simile all'attività lavorativa. E allora nel momento in cui gioco a Farmville, avete presente Farmville, che mi dice fra 6 ore esatte puoi raccogliere le tue carote, le tue verdure che hai piantato nel gioco per poi piantarne delle altre e quindi accrescere la tua economia capitalista di produzione, produzione e consumo della tua fattoria, ma questo è tutto un altro discorso. Fra 6 ore, quindi tu fra 6 ore ti riconnetti e raccogli le tue cose e le ripianti, poi fra altre 6 ore ti riconnetti di nuovo. In casi estremi questo comporta svegliarsi alle 2 del mattino per raccogliere le carote. C'è gente che lo fa, no, ma c'è assolutamente gente che lo fa. E qui c'è tutta un'altra parentesi molto lunga che potremmo aprire. Vi dico solo questo, cioè il fatto che quella tipologia di giochi lì ha una, veramente una piccola parentesi, ha una modalità di monetizzazione che è veramente molto ambigua e shady, no? In inglese la chiamiamo. Cioè, tutti noi giochiamo a un gioco gratuito dove possiamo fare dei micro acquisti in game, tipo saltare queste 6 ore e raccogliere subito tutte le mie carote. Però se tutti noi giocassimo alla versione gratuita e nessuno di noi facesse acquisti, ok, il gioco fallirebbe immediatamente a livello commerciale. Non fallisce non perché tutti noi spendiamo
2-3 euro al mese nel gioco, non fallisce perché due di voi, non io, forse spero non loro, due di voi spendono 1000 euro al mese nel gioco e quindi il gioco riesce a sopravvivere per questo motivo. Quindi il modello di business è un pochettino ambiguo, anche perché chi mette 1000 euro nel gioco, secondo studi, ricerca di mercato, sono più spesso persone che quei 1000 euro, di cui quei 1000 euro insomma, ne avrebbero bisogno per fare altro, per esempio per mangiare o per comprarsi le medicine. Questo è chiusa la parentesi polemica su quel tipo di modello di business. Quindi partecipazione intensificata e con costante call to action, simulazione nel senso di mondi credibili, consistenti, persistenti che noi visitiamo, entriamo, usciamo, rientriamo, riusciamo e ogni volta c'è qualcosa di nuovo, e questa commistione di lavoro e tempo libero dove il lavoro diventa più ludico e allo stesso tempo il tempo libero rischia di diventare più, tra grandi virgolette, lavorativo, più impegnativo in senso eterodiretto, cioè è l'attività che mi costringe a fare qualcosa, che mi richiama all'ordine con un appuntamento che io devo rispettare. E allora lì l'idea di gioco diventa una cosa un po' più confusa. Ok, spero di avervi dato un quadro molto, molto superficiale delle idee che stanno dietro e dentro il libro In gioco e fuori gioco. A partire da questo ci sono però altre tipologie di prodotti che forse sono più interessanti per i vostri studenti, cioè che sono questi qui, i serious game, gli applied games, cioè giochi che hanno dei contenuti e delle... delle modalità linguistiche, retoriche, che ci permettono di parlare di cose che magari nei giochi tradizionali, nei videogiochi tradizionali, per come noi li immaginiamo, non ci sono. E allora vi ho portato quattro esempi. Uno non è nemmeno un vero e proprio videogioco, ma adesso ve li racconto brevemente. Non a caso distribuiti, vedete, in 13 anni di possibilità, ce ne sono moltissimi, io ho selezionato questi. Il primo è 12 settembre ed è un gioco sull'11 settembre, evidentemente, sulle conseguenze dell'11 settembre dal punto di vista delle strategie belliche americane. Sono giochi con una fortissima componente retorica e dei messaggi molto chiari e molto... diciamo molto evidenti, molto decisi e molto schierati. In questo caso questo gioco lo trovate, è un browser game, quindi lo trovate tranquillamente sul web, lo potete giocare, è molto corto. Perché devo dire è molto corto? Lo dico è molto corto così vi stimolo a giocarlo, anche se in realtà non dovrebbe essere così, però comunque è molto corto, quindi giocatelo. Però io ve lo spoilero un po', l'idea è che lanciate delle bombe intelligenti per uccidere dei terroristi che girano per le strade di un villaggio afghano all'epoca, visualizzato da una prospettiva isometrica molto semplice. Il problema del gioco è che non funziona, nel senso che queste bombe sono troppo potenti e hanno una latenza, cioè esplodono dopo diversi secondi dal momento in cui voi le lanciate. L'effetto è che uccidete i terroristi, uccidete i civili e distruggete le abitazioni dei civili. Quindi non è un problema del gioco, è un problema vero. Certo, il gioco è costruito per non funzionare bene, quindi voi non riuscite a uccidere tutti i terroristi a meno che non distruggiate completamente tutto quello che si muove nel villaggio. Quindi è molto semplicistica come cosa, è molto diretta, anche poco aperta alla discussione, no? Come posizione retorica. Però di fatto questo piccolo gioco produce una comunicazione molto forte sul tema e è molto efficace. Poi sta a noi essere abbastanza maturi e capaci, dotati di senso critico per discutere dei contenuti del gioco. L'altro esempio è Cruel to be Kind. Cruel to be Kind in realtà è un gioco urbano, cioè è una specie di gioco dal vivo che si fa. Potete farlo anche voi oggi pomeriggio se volete, per esempio, è molto semplice. Che comporta l'utilizzo però della versione originale di smartphone o di telefonini. All'epoca lo smartphone non era una cosa così diffusa in maniera così capillare.
Ve lo racconto, funziona così, si gioca in un parco, in due squadre. Ditemi, scusate. Dobbiamo rifare da capo? No, andiamo. Vado avanti. Crawl to be kind, si gioca in due squadre. I giocatori in un parco, due ore. I giocatori però non sanno chi sono gli altri giocatori. Ok, questo è importante. Nessuno sa chi sono gli altri giocatori. E le istruzioni sono tutte ricevute per via telefono. E le istruzioni sono queste. Si ricevono, se non ricordo male, tre complimenti. Oh, che bei capelli che hai oggi, oh, come stai bene, oppure che belle scarpe, ok? Tre complimenti. Due di questi complimenti sono complimenti d'attacco, utilizzabili come attacchi, e uno è un complimento punto debole. Il gioco funziona così, noi giriamo per il parco, usiamo i nostri complimenti d'attacco con le persone, che vi ricordo non sappiamo se stanno giocando, se non stanno giocando, se sono della mia squadra, dell'altra squadra, se è uno che passa di lì per caso. Io uso questi complimenti e faccio in modo, spero, di non ricevere il mio complimento punto debole. Se il mio complimento punto debole è che belle scarpe che hai, uno mi dice che belle scarpe che hai, sono fregato e divento membro della sua squadra, ok? Lo scopo è tramutare gli altri giocatori in miei compagni di squadra. Nel farlo però io faccio dei complimenti alla gente che passa per questo parco e che magari non sa chi sono e cosa sto facendo e pensa che io sia pazzo. Quindi l'effetto di questo gioco è creare un ambiente divertente, molto rilassato, in cui magari cambiate la giornata a una persona facendogli un complimento e ridendo di questa situazione straniante e particolare. Alla fine, dopo le due ore, la squadra che ha più membri vince la partita, okay? Ma evidentemente ha poca importanza chi vince la partita, è l'esperienza del gioco a contare. Terzo esempio, Papers, Please, questo forse è quello che conoscete di più, forse qualcuno di voi l'ha giocato. Ok, vi consiglio di giocarlo. Papers, Please è molto in breve un gioco strategico in cui il giocatore interpreta un addetto al controllo passaporti in una frontiera di un immaginario stato dell'ex blocco sovietico, negli anni 80, credo. E lo scopo del gioco è controllare i passaporti e, secondo un elenco di parametri, che ogni giorno cambiano, diventano un giorno può essere non possono entrare gli abitanti di quel paese determinato, il giorno dopo non possono entrare gli abitanti di quell'altro paese, ma quelli del primo sì. Quindi ogni giorno c'è una lista completamente arbitraria di cose che vanno controllate in questi passaporti che ci arrivano. E in sé non è un gioco così interessante, detta così. Il problema è che si viene pagati a passaporto controllato, quindi più tempo ci mettiamo a decidere se una persona può o non può entrare, meno guadagniamo. E alla sera c'è ovviamente una piccolissima sezione di micromanagement economico familiare in cui io, poveraccio della nazione dell'ex blocco sovietico, devo decidere quei pochi soldi che ho guadagnato dove li investo. Mando a scuola mio figlio, gli compro i libri, gli compro le medicine, compro da mangiare, insomma tutte cose, bisogni primari, non compro la PlayStation o l'Xbox. Quindi cose un po' più anche eticamente complesse da decidere. Se sbagliamo, e quindi se iniziamo a far passare tutti o a respingere tutti, ci sono delle conseguenze più o meno gravi nel gioco. La più comune, classica, è facciamo entrare il terrorista perché con fretta abbiamo validato il passaporto e questo terrorista si fa esplodere, quindi crea una tragedia, no? una piccola tragedia simulata nel gioco. Ve lo consiglio molto. È uno dei serious game degli ultimi 6-7 anni più famoso e più citato e più solido anche nel design. L'ultimo esempio è Dead Dragon Cancer, che è molto recente ed è una cosa molto particolare, molto discussa tuttora. È un gioco di
come lo possiamo dire, una specie di gioco di abilità. Ci sono vari scenari con interazioni diverse ed è un gioco autobiografico. Due degli autori raccontano di fatto la loro esperienza con un figlio malato di cancro per 4 anni della vita di questo bimbo che poi muore. E loro hanno identificato 12 o 15, ora non ricordo, situazioni che fanno parte del loro ricordo di questa esperienza, situazioni insomma chiave di questa esperienza, e le trasformano in situazioni interattive, rendendole un po' metaforizzandole un po', rendendole un po' visionarie. C'è la corsa di un carrello in ospedale in una situazione di emergenza che diventa una corsa di macchine fra carrelli, insomma tutto ha l'apparenza di essere in parte banalizzato, però l'atmosfera che sta attorno a questo gioco è estremamente densa e quindi prona a essere discussa, a essere analizzata. Ok, quanto tempo ho? Ultimissima cosa, veramente in breve. Questa invece è una cosa su cui sto lavorando io, come vi promettevo all'inizio che vi avrei parlato di una cosa mia. Questo è insieme ad altri validissimi collaboratori, stiamo lavorando a questo gioco da più di un anno. È un gioco sulla tragedia di Ustica o la strage di Ustica, a seconda di come volete interpretare l'evento storico del 1980, che non vi sto a riraccontare qui, magari qualcuno di voi lo ricorda, magari lo conosce. Se non lo conoscete ci mettete davvero poco ad approfondirlo. Ed è un gioco per la memoria, noi lo chiamiamo così, cioè non è un gioco di indagine, non è un gioco di inchiesta in cui cerchiamo di capire perché questo benedetto aereo è precipitato, perché di fatto ci sono delle posizioni molto chiare, tra cui una che è quella più riconosciuta negli ultimi anni, cioè un missile militare esploso in prossimità della fusoliera facendo precipitare l'aereo e uccidendo tutti i passeggeri. Missile militare di provenienza sconosciuta, chiusa parentesi sull'evento storico. Di fatto noi stiamo creando uno scenario da esplorare in cui succedono delle cose storicamente aderenti, ovvero delle comunicazioni radio, degli strani segnali su un radar che non sono ancora stati, non è ancora chiaro a chi appartenessero, e facciamo sì che il giocatore viva questa esperienza e approfondisca una decina di spunti su una decina di possibili interpretazioni e cose che stanno prima, dopo la strage di Ustica. Non andrei più nel dettaglio di così, perché altrimenti parlerei per 2 ore. Direi che vi ringrazio, questi sono i miei contatti. Se vi è piaciuta la presentazione, sotto ci sono l'estetica della presentazione, sotto ci sono i credits di chi l'ha fatta e la distribuisce in Creative Commons, molto, molto, in maniera molto, molto illuminata. E grazie. Io, Maura, approfitterei di questi minuti che abbiamo ancora per aggiungere un tema, no, legato a, nello specifico, per esempio, al videogame, al serious game di cui stavi parlando tu. Perché questo interesserà anche i ragazzi che si occupano di didattica museale. Sulla strage di Ustica c'è un museo a Bologna. Un museo a cui peraltro ha partecipato l'associazione proprio dei parenti delle vittime della strage. E in questo museo c'è la ricostruzione della carcassa dell'aereo che appunto è stato abbattuto nell'80 ad opera, all'interno diciamo di un'installazione ambientale, ad opera di un grandissimo artista contemporaneo che è Christian Boltanski. Per cui questo progetto in realtà ha un nesso molto stretto con il tema della comunicazione di un evento di questo tipo, ma anche con la presentazione appunto all'interno di un contesto museale, in questo caso, e una stretta relazione con l'arte contemporanea, quindi diciamo una serie di elementi che fanno sì che questo gioco sia un gioco
ai confini, no? Tra la didattica, anche di quello che è la narrazione di un evento, e appunto un progetto di Serious Game legato a un caso storico specifico, no? Perché effettivamente quando poi uno visita il museo, all'interno del museo viene raccontato questo, il vostro progetto. Uno dei temi che è stato, secondo me, è nato dalla tua presentazione è il problema della semplificazione, no? Perché tu dicevi prima, facendo il caso di September 12, dicevi è un problema anche di semplificazione dei contenuti. Allora ti porrei questa domanda, visto che immagino che abbiate condotto una ricerca storica, una ricerca filologica, insomma, per realizzare questo videogame. Qui se i problemi morali, etici, insomma, però anche i problemi proprio filologici di ricostruzione di un caso di questo tipo e il problema della semplificazione, perché un gioco per forza deve avere anche un appeal, e per avere un appeal alcune cose devono essere semplificate. Non possiamo pensare che in un Serious Game noi riportiamo tutti i documenti che raccontano, per esempio il percorso, tutta la questione della legale anche, no? Legata a questo. Quindi ti porrei questo quesito. Allora, è molto puntuale come domanda e la risposta è molto articolata, nel senso che partiamo dall'inizio. L'Associazione dei Parenti delle Vittime, che ha partecipato alla creazione del museo, ha di fatto partecipato anche alla creazione del gioco, cioè loro sono dei nostri interlocutori dal primo giorno e quindi questo processo di semplificazione è avvenuto con loro seduti a fianco, che ci davano delle indicazioni, dei suggerimenti. L'appeal del gioco, procedo un po' in ordine sparso, l'appeal del gioco sta di fatto nello sbloccare i contenuti, cioè io devo ottenere più punti di vista sulla vicenda, più schede di approfondimento, la questione processuale, legale, tutti i processi che per 30 anni passa hanno seguito l'evento, sono accennate in una scheda di approfondimento che rimanda all'esterno, cioè una di quelle 10 strade di approfondimento che noi suggeriamo. Di fatto è un gioco caccia al tesoro, chiamiamolo così. Devo trovare degli oggetti che mi sbloccano queste cose, questi nuove schede, nuovi punti di vista. La semplificazione, tornando a quello. Allora, un esempio molto, molto calzante secondo me è questo. Le vittime hanno l'aspetto quasi di manichini, sono molto pallidi, hanno dei lineamenti molto, molto abbozzati, non sono ricostruiti filologicamente sui volti e c'è solo una ricostruzione filologica sulle età, più o meno, cioè ci sono tot maschi adulti, tot donne adulte, tot maschi bambini, tot donne bambine, cioè bambini. Il museo si lavora proprio anche proprio sull'identità, insomma. Sì, esatto. Il museo fa proprio con quelle voci, questi specchi, c'è un'operazione molto più in quel senso lì. Noi invece scegliamo di non fare questa cosa qui perché più che creare un'empatia con la vittima o una reazione emotiva forte sul fatto che ci sono state in effetti più di 80 vittime, noi cerchiamo di fare un discorso diverso, cioè un discorso per la memoria, un discorso che porti avanti il ricordo dell'evento, il ricordo del fatto che l'evento non è ancora stato risolto dopo 35 anni, perché è quello il nocciolo della questione, perché nella nostra interpretazione, d'accordo con i parenti delle vittime, dopo 35 anni fare un gioco sul lutto o sulla tragedia, dipendentemente dal fatto che sia un gioco, noi lo chiamiamo gioco, possiamo dargli un'etichetta diversa, è un po' fuori tempo massimo, nel senso che loro il lutto l'hanno processato, l'hanno elaborato, non c'è più bisogno di ricordare le vittime perché le vittime sono state ricordate ampiamente e gli è stato, come dire, per quanto possibile, senza una soluzione, però gli è stato data visibilità e dato ricordo. Il nostro obiettivo, per non rischiare tra l'altro di addentrarci in cose molto delicate come queste, quindi una scelta di semplificazione è questa, quindi provare a fare qualcosa di più
orientato appunto a ricordare il fatto che è un evento insoluto, che questa cosa di Ustica è ancora un evento insoluto, e quindi bisognerebbe continuare a parlarne finché non si risolve, o finché non c'è un altro evento come questo che richiede una... richiede un'analisi e un'attenzione diversa, dato che abbiamo questa esperienza che sta lì, di cui continuiamo a ricordarci. Allora, se succedesse oggi una roba simile, ci dobbiamo ricordare che 35 anni fa abbiamo fatto così, e magari oggi potremmo provare a fare diversamente per evitare fra 35 anni di essere lì a fare un gioco che ricorda un altro evento. Sì, tra l'altro noi a lezione abbiamo parlato anche di altri casi di videogiochi che possono essere definiti serious game. Tu adesso dicevi, si può parlare di questo come un gioco, parliamone come un gioco, possiamo mettere in discussione, no? Questo tema che è un po' al fulcro anche del nostro incontro di oggi. Abbiamo parlato per esempio a lezione di un altro gioco che vorrei citare, che è Syrian Journey della BBC, che è del 2015, che è un po' diverso perché è un'avventura grafica interattiva con dei testi basato molto sulle scelte, no? Per cui anche questo gratuito sul sito della BBC si può giocare, e che ti aiuta, ti propone di calarti nei panni di un siriano che deve attraversare mezza Europa per cercare di salvarsi fuggendo appunto dalla sua terra in cui c'è la guerra. E poi abbiamo fatto anche un altro caso che potete giocare, che i nostri ragazzi hanno giocato, che è Layla and the Shadow of War, questa del 2016, che parla invece del tema dei problemi relativi all'area, al conflitto israelo-palestinese, quindi a quel tema molto complesso. E chiuderei appunto il nostro incontro sottolineando questo aspetto che tu dicevi adesso, cioè il fatto che, per esempio, nel caso specifico, gli sviluppatori, i programmatori, i game designer di questo gioco hanno avuto un problema, problema concreto, che è stato quello di con la Apple, di categorizzare questo gioco come videogioco, perché inizialmente l'Apple appunto si è rifiutata di inserirlo nella categoria giochi, dicendo che il contenuto era un contenuto legato a un tema di storico, comunque contenuto di notizia, ecco, ma non era un gioco. E quindi questo forse potrebbe essere, ma lascio a te le ultime parole, un argomento interessante per ritornare a quello che dicevamo inizialmente, cioè alla difficoltà di capire qual è il cerchio magico effettivamente, alla difficoltà di porre una distinzione netta tra quello che è gioco e quello che è realtà, insomma. Come dicevi bene, è un po' stato il contenuto della presentazione, cioè l'idea di dare delle etichette ludiche a degli oggetti, abbiamo visto, è una cosa difficile, è una cosa che ci si può provare, ma poi dopo un anno, due anni, le etichette cambiano. E un po' tralascerei la questione di Apple, nel senso che è stata uno dei motivi principali per cui il gioco ha avuto visibilità, sì, di fatto. Quindi ben venga la Apple che fa da censore nel momento in cui dà visibilità poi a prodotti di questo tipo. Esatto. E la questione con la Apple è più una questione di probabilmente misunderstanding iniziale e di policy molto chiare e a volte molto miopi. Quando abbiamo di fronte 1000 prodotti, dobbiamo trovare delle categorie per capire quali escludere e quali includere senza doverli giocare tutti. Quindi quella può essere la causa. Poi che Apple non sia illuminata da questo punto di vista, siamo d'accordo. Come fare a chiamare giochi queste robe qui? La questione è che bisognerebbe aggiornare la definizione di gioco, è molto semplice. Se ci mettiamo d'accordo sui termini, ci mettiamo al riparo, no? Se creiamo un vocabolario condiviso, siamo al riparo da incomprensioni. Gioco una volta era giocare a nascondino, o giocare a calcio, o giocare a pallacanestro. Adesso gioco assume tutta una serie di significati diversi. Possiamo chiamare queste cose qui simulazioni interattive o come le chiamavi tu prima, arte interattiva. Possiamo trovare tante etichette, solo che poi il problema è che qui noi ci capiamo, e appena si esce da qui è un attimo che il TG nazionale fa un
fa un attacco da panico morale contro il nuovo gioco di turno. Quindi è la creazione di un'alfabetizzazione di fatto l'obiettivo che ci dobbiamo porre, cioè far sì che tutti siamo sempre più a conoscenza delle possibilità che il videogioco ha, e magari lo chiameremo diversamente fra 10 anni, però sarà sempre più o meno questo tipo di prodotto qui. Alfabetizzazione, fare sì che tutti siamo consapevoli di cosa stiamo parlando, e quindi game culture, e quindi tutti quelli che giocano, anche senza sapendo di giocare, si rendano conto che la rosa di prodotti è molto ampia ed è molto stimolante pensare di produrre cose di questo tipo. Va bene, io ringrazierei molto Mauro Saldor per il suo interessantissimo intervento, molto, ha sollevato una serie di problemi, no? Di temi molto interessanti anche per il futuro, no? Del videogioco e comunque della, in generale della game culture, quindi anche temi importanti che torneranno sicuramente nei prossimi anni. Lo ringrazio quindi per aver partecipato e ringrazio anche a voi per essere stati presenti oggi a questa presentazione.